Benvenuti a tutti in questo nuovo video di Logistics ed Analytics Italia. Ci occuperemo dello strumento presente in LibreOffice Calc definito testo a colonne. Con questo strumento si può fare un'estrazione di alcuni elementi a partire da alcune stringhe di testo. E nelle ultime versioni di Microsoft Excel, per esempio, questa attività viene fatta con il Flash Fill. Ovviamente il Flash Fill è uno strumento molto più carino, molto più efficace, molto più veloce, però con questo video vogliamo semplicemente dimostrare che questo tipo di attività si fanno da sempre e si possono fare anche con LibreOffice Calc in una maniera che porta via un pochino più di tempo, ma si possono fare. Facciamo un esempio di un foglio di calcolo in cui c'è una serie di indirizzi mail dai quali si vogliono estrarre i nomi e cognomi. Facciamo ad esempio rossi.mario chiocciola, non so, freemail.com. Noi abbiamo questo tipo di testo e abbiamo la necessità di estrarre i cognomi e i nomi e poi di invertirli e di fare una serie di celle in cui c'è il nome e il cognome per qualche utilizzo all'interno del nostro database. Facciamo ad esempio guidi.luca, non so, chiocciola freemail.com. Facciamo verdi.raffaele, chiocciola freemail.com. E facciamo rossi.maria@freemail.com. Noi abbiamo la necessità qui a fianco di estrarre il nome e il cognome, di fare Mario Rossi, Luca Guidi, Raffaele Verdi, Maria Rossi, in una maniera automatica, perché ovviamente c'è una grande mole di dati, lo dobbiamo fare automaticamente. Si seleziona il menu dati e si sceglie, dopo aver selezionato tutte le celle dalle quali si vuole fare questa estrazione, menu dati, si sceglie testo a colonne. Questo pannello sembra più difficile di quello che sembra. Sta cercando questo pannello l'entità di separazione, il separatore. Nel nostro caso, noi non vogliamo la stringa di testo chiocciola freemail. Non sappiamo perché fra quelle già settate come tabulazione, virgola, punto e virgola e spazio non ci sia, ma noi, vedete, noi l'abbiamo già preparata. Inserendo qui la chiocciola e segnando altro, indichiamo che il separatore in questo caso è altro. E vedete che già nella preview, vedete che vi fa sparire da una parte freemail. Clicchiamo ok ed ecco che abbiamo già separato rossi.mario da freemail. Selezioniamo la colonna e la eliminiamo. Rifacciamo la stessa procedura perché adesso noi vogliamo separare la parola Rossi dalla parola Mario. Il separatore qual è? È il punto. Allora andiamo nuovamente nel menu dati, nell'opzione testo a colonne, e stranamente, anche se c'è il separatore automatico, tabulazione, virgola, punto e virgola e spazio, non c'è il punto. Allora noi selezioniamo altro e indichiamo punto. Vedete che anche qui nella preview indica che sono state formate due colonne, una con il cognome e una con il nome. Facciamo ok ed ecco che i due soggetti sono stati separati. Adesso, come fare una colonna in cui c'è prima il nome e poi il cognome? Invertendo semplicemente si fa il segno uguale, poi si indica prima la cella in cui c'è il nome, poi si mette il carattere di concatenazione e commerciale o ampersand in inglese, e poi ci mettiamo uno spazio fra virgolette, indicando che tra il nome e il cognome ci vuole lo spazio, e poi indichiamo la cella del cognome. Ecco qua. Vedete, scusate che ho fatto un errore, ah, non ci ho messo un altro ampersand e poi l'ampersand e viene fuori Mario Rossi. Rifacciamola ancora una volta. Come si fa a collegare il contenuto di due celle invertendole? Si fa il segno uguale, poi indichiamo la prima cella che vogliamo inserire, mettiamo il carattere di concatenazione ampersand, mettiamo fra virgolette uno spazio o quello che ci pare. Chiudiamo le virgolette, facciamo ancora una volta ampersand e mettiamo guidi. Se noi facciamo il riempimento automatico, la formula è già pronta. Vedete, noi abbiamo estratto da una lista di celle in cui c'era un indirizzo email con cognome, punto nome, chiocciola provider dell'email, soltanto il nome e cognome invertendolo. Rifacciamolo, molto semplice, uguale indicazione della cella con il nome, ampersand, poi fra virgolette uno spazio, ampersand, indicazione della cella con il cognome. Come vedete, questo tipo di attività spesso si possono fare anche in LibreOffice Calc, anche se nelle ultime versioni di Microsoft Excel sono molto più veloci ed intuitive. Grazie a tutti per aver seguito questo video, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.